Esercizi, esercizi mese di ottobre. Allora, lo so che molti di voi aspettavano questa rubrica, è tra le altre cose tra le mie due o tre preferite, quindi esercizi perché noi capiamo una serie di fatti. Devo dire la verità, voi ragionate su determinati aspetti, ma io dall'altro lato, dalle vostre considerazioni, traggo una serie di informazioni e poi ne parliamo insieme in live. Esercizi mese di ottobre, un esercizio di post-produzione, devo dire molto molto interessante, che ci farà capire una serie di aspetti, e quindi io direi iniziamo subito con sigla. Like preventivo, è scontato dirlo, come del resto Francesco Verolino, street photographer napoletano. E parliamo di uno scatto realizzato, tra le altre cose, a Napoli, in una sessione di street photography in una metropolitana, quindi in condizioni di alto contrasto e quindi in condizioni di luce che poi hanno permesso di fare una serie di cose e permetteranno di fare una serie di cose. Uno scatto secondo me interessante, lo vedremo tra un attimo. Allora, parliamo prima di tutto dell'importanza della post-produzione. Fondamentale, perché è la valorizzazione delle nostre immagini. Io, dopo il corso base di fotografia, che trovi qui sul canale, e io direi anche se sei un intermedio fallo, sto realizzando e ho già pubblicato il primo video, un paio di giorni pubblico il secondo, sul corso base di sviluppo e post produzione, libero, senza necessità di doversi registrare, sempre qui sul canale YouTube di Francesco Verolino, lo trovi nella playlist dedicata. Allora, il corso base di sviluppo e post produzione dà ovviamente un'infarinatura, ma dà soprattutto un metodo, è un corso base, poi ovviamente gli argomenti si approfondiscono. La post produzione è uno di quegli argomenti dove non si finisce mai di conoscere tutto quanto, quindi è impossibile arrivare ad una fine, però è un corso base che dà un metodo di lavoro. Allora, nell'ambito del metodo di lavoro, fondamentale è il concetto della post produzione correttiva e della post produzione creativa. Ovviamente non sono alternative, perché sono due fasi, una è finale, quella creativa. Poi ci sono le fasi di esportazione, ma le vedremo poi durante il corso proprio alla fine, e poi però quella correttiva, fase che viene prima di quella creativa. Aspetto della post-produzione correttiva molto importante, perché noi prepariamo nella fase di post-produzione correttiva il file alla fase poi creativa. Questa cosa è fondamentale, soprattutto perché nella fase di post-produzione correttiva noi applichiamo i profili sono la parte di sviluppo reale, quindi anticipa quella di post-produzione, e tra le varie cose ho realizzato un video molto ben fatto, secondo me, poi ovviamente i vostri giudizi sono sempre felicissimo di riceverli, però qui ok, e qui lo metto qui, perché qui c'è praticamente tutto sui profili lineari. Non è obbligatorio utilizzarli, però secondo me possono dare qualcosina in più. Nella fase correttiva io cambio il formato, elimino degli elementi, cambio il formato vuol dire non solo cambio proprio da 4 terzi a 2 terzi, a formato quadrato, a quello che secondo me è quello più indicato per quell'immagine, ma soprattutto faccio piccoli ritagli, raddrizzamenti dell'immagine, quindi preparo su questo e poi intervengo su degli errori eventuali di esposizione. Proprio preparo, la mia idea è quella di preparare un file corretto per le fasi successive, che sono quelle creative. Fasi creative che di solito non hanno limiti, ma ne parliamo tra un attimo, perché prima io direi andiamo a vedere il file. Ovviamente molti saranno curiosi, lo si fa questo esercizio su un mio file che è stato scattato durante una sessione, come dicevo, di street photography nella metro di Napoli. Eccolo qua, questo è il file, quindi c'è un alto contrasto, ci sono degli impatti cromatici importanti, quindi è tendenzialmente un po' scura, però abbiamo detto l'esposizione può rientrare tra le fasi correttive. Fase correttiva, che cosa devo fare per questo esercizio su questo file? Prima di tutto, come fase correttiva, io farò tutte le correzioni, poi farò un'esportazione semplice di un file 1600 di lato lungo, 1600 pixel di lato lungo, poi lo metto da parte e poi passerò alla fase di
post-produzione creativa. Allora, la fase di post-produzione creativa non ha limiti. Determiniamo se deve essere bianco e nero colore, se non l'abbiamo fatto già in una fase iniziale con i profili, ma anche lì lo possiamo andare a gestire tranquillamente. E poi facciamo delle scelte creative, cioè creiamo un'immagine che in qualche modo deve avere poi un suo significato. Quindi io voglio sapere poi nei commenti di questi due file, una volta che sono pronti ed esportati, quello della fase di post produzione correttiva e quello della fase di post produzione creativa, quindi due JPEG messi lì e poi caricati direttamente sulla forma all'interno dell'area mentoring del mio sito. Allora, in questa maniera, quindi www.francescoverolino.com, entri là dentro, troverai esercizio di ottobre, fai tutte le cosettine belline e a quel punto poi puoi andare ad inserire tutto il materiale direttamente all'interno della forma, fai invio e poi mi arriverà. Allora, questa cosa è indispensabile, invito a tenere questo metodo di lavoro. Poi io, arrivato a un certo punto, leggerò tutte le forme che mi sono arrivate, soprattutto quelle dei commenti, e ne parliamo tra un attimo dei commenti, per arrivare a determinare poi una serie di considerazioni, e parleremo nella live di quelle considerazioni. L'altra live sarà simpatica, questa volta sarà secondo me ancora più carina, perché capiremo una serie di fatti. Allora, in fondamentale sono i commenti, perché i commenti sono per me il reale spunto. Ovviamente non è una gara, quella post prodotta meglio, perché poco ci interessa, noi dobbiamo ragionare, e quindi per ragionare è inutile che facciamo le classifiche, le graduatorie, non mi appartengono, ma poi secondo me sono tendenzialmente inutili. Mentre invece i commenti sono molto importanti, perché mi farà piacere sapere se hai mai ragionato in questa maniera della post produzione correttiva, della post produzione creativa, quali sono le difficoltà che hai trovato, che cosa volevi fare nella prima fase e che cosa non sei riuscito a fare, cosa volevi fare in quella creativa e non sei riuscito a fare. Cioè un libro aperto di un commento sostanzialmente alla fase che hai fatto, quindi non mi raccontare come l'hai fatto perché poco ci interessa, ma soprattutto quello che è i tuoi obiettivi, quello che volevi realizzare e che poi sei riuscito a fare oppure non sei riuscito a fare, oppure dove pensi di poter avere dei margini migliori, per esempio la gestione dei contrasti, la gestione delle luci, dare un significato all'immagine e così via. Io vi dico il file che trovate sotto, tutti quanti sotto, nel primo commento fissato, quello che metto io, c'è il link a G Drive, quindi bisogna utilizzare quel file, lo scaricate, lo mettete in locale e poi lo aprite col vostro software di post produzione. Non è indispensabile utilizzare Photoshop, Lightroom, Capture One, è indifferente per me, la cosa importante è che ci sia però questa doppia fase, quella correttiva e quella creativa, due esportazioni, poi le caricate e poi mi fate dei commenti. Ripeto, la parte più importante sono i commenti, quindi non vi limitate a essere, cioè non siate sintetici, fatemi capire bene quello che volevate fare, in modo tale che io poi vi posso anche rispondere se ci siete riusciti o non ci siete riusciti. Esercizi, è fondamentale, lo spirito è quello di poterci confrontare su dei dati di fatto, anche su delle difficoltà soprattutto, quindi è inutile che tiriamo fuori cose che devono essere necessariamente belle, cioè l'immagine non ha importanza di un'immagine la bellezza, ha importanza il significato, ha importanza l'emozionalità, hanno importanza varie cose, e soprattutto che noi ragioniamo su quello che abbiamo in testa e che portiamo poi verso l'esterno. Quindi questa cosa è molto importante e mi fa piacere che sia colto in questa maniera. Quindi non mi fate immagini bellissime ed effetti wow, fate immagini sulle quali avete ragionato, il RAW è il tema, il JPEG è lo sviluppo di un tema per quello che noi abbiamo nella nostra testa. Esercizio questo fondamentale, ripeto, va di pari passo con quello che è il corso base di sviluppo di post produzione, dove ne vedremo qualcosa già si vede, ma ne vedremo delle belle, quindi va seguito, è inutile che lo dico, va messo il like preventivo pure lì, va fatta l'iscrizione, l'attivazione della campanella, perché allora è chiaro che su questo canale ci sono sempre cose differenti, e quindi questo secondo me spingerà molto questo esercizio, ma anche quello di prima, molto i fotografi a ragionare su quello che volevano fare. Ripeto, area mentoring del mio sito è facile,
entri nell'area mentoring, molti già sono registrati, entri nell'area mentoring, trovi lo spazio per la form mese di ottobre, e a quel punto il gioco è fatto, perché una volta che l'hai inviato, poi chissà, potrai scegliere tra le varie fotografie, tra le varie form che mi arrivano, proprio la tua, e commentare proprio la tua. Questa cosa è successa, molti mi hanno ringraziato. Del mese scorso, tra le altre cose, oltre ad essere bombardato, la live è andata benissimo, e quindi mi sembra giusto che questo format piace. Esercizi, mese di ottobre, file sotto, mi raccomando, post produzione correttiva, post produzione creativa, prendi due file, preparati i commenti, vai sulla form, inserisci tutto quanto, e poi io direi a questo punto abbiamo fatto tutto. Quanto tempo hai? Hai tempo fino al 15 di novembre, poi il 15 novembre ci sarà il nuovo, tra le altre cose io 16-17 sarò a Milano, e poi dopo altre cose, ora sono in partenza per il Marocco, poi c'ho fine mese Napoli velata, poi c'ho un'altra Napoli velata a fine mese di novembre, quindi sono abbastanza incasinato, però sicuramente lo spazio per fare una live intensa e vissuta ce l'avremo, e questa volta io ve lo comunicherò sicuramente un po' prima. Allora ragazzi, un abbraccio a tutti quanti, è indispensabile dirlo, io ti ricordo, non sta qua perché l'ho messo dall'altro lato, l'ho messo a posto, ma il mio libro Slow Photographer, andiamo piano piano, cioè Slow Photographer, no Slow Photography, cioè Slow Photography non esiste, Slow Photographer, cioè il fotografo che riflette, che va piano piano, che pensa, che ragiona. E cosa ragiona? È scritto nel libro, quindi ti invito ad andarlo a vedere. Un abbraccio a tutti quanti voi.